Per capire come funziona il CRC faremo di nuovo un esempio in base 10. Supponiamo di dover trasmettere questi quattro valori e ne facciamo di nuovo la somma, ma invece di fare una somma semplice facciamo una somma pesata, quindi consideriamo questo effettivamente come 18, questo come 2002, questo come 10.000, eccetera, eccetera, eccetera. Il risultato è questo. Una successione di cifre che ci formano un numero molto grande. Anche in questo caso dobbiamo scegliere il divisore, ma dato che il numero è veramente tanto grande, possiamo permetterci di scegliere un divisore abbastanza grande. Per esempio, 65.473. Anche in questo caso calcoliamo il resto e otteniamo questo risultato che è il nostro CRC o somma di controllo. Anche il ricevente opera nello stesso modo e quindi effettua di nuovo la somma pesata, riapplica il divisore e ottiene un risultato. E anche in questo caso, se noi modifichiamo un dato in ingresso, otteniamo un risultato completamente diverso e quindi ci accorgiamo dell'errore. Il fatto che possiamo scegliere un divisore molto grande ci permette, grazie alle proprietà matematiche, di rilevare un numero di errori piuttosto elevato. Quando passiamo nell'ambito binario, le cose per noi si complicano un pochettino, ma per il calcolatore no. Non dobbiamo far altro che prendere la rappresentazione binaria di ogni numero e concatenarlo in modo da ottenere un'unica sequenza di numeri. Sappiamo poi che questo numero può essere rappresentato come un unico polinomio. E di fatto scegliamo come divisore un altro particolare polinomio, per esempio questo, noto come CRC16. Applichiamo le stesse operazioni che abbiamo visto prima e otteniamo la somma di controllo, il CRC. Ora, per noi questo calcolo è particolarmente ostico, ma per fortuna nell'ambito binario anche l'operazione di CRC diventa un'operazione piuttosto semplice, per cui anche in questo caso l'operazione può essere fatta velocemente e permette di recuperare un numero elevato di errori, in particolare nel caso del CRC16 fino a 15 errori senza problema e con buone probabilità anche un numero di errori superiore.